importantissimo vaccinarsi contro l'influenza sempre, ancor più in questo periodo in cui il coronavirus sta girando. Questo perché in realtà i sintomi dell'influenza, i sintomi del coronavirus sono in realtà molto simili. Quindi diciamo è un'infezione virale che si manifesta essenzialmente nella stessa modalità, e quindi potersi vaccinare contro una di queste due infezioni, perché purtroppo non esiste ancora il vaccino nei confronti dell'altra, è molto importante perché riduce il rischio di confondere una infezione con l'altra infezione, primo aspetto. Secondo aspetto, riduce il rischio di avere una concomitanza di queste due malattie. Perché, diciamo, se noi presupponiamo che nei prossimi mesi, nel prossimo inverno, ci sarà e continuerà a esserci l'infezione da coronavirus che girerà purtroppo nel nostro paese, e ci sarà l'infezione da influenza, da virus influenzale, come c'è tutti gli anni, queste due malattie si possono sommare. Quindi il fatto di sommarsi aggrava moltissimo la possibilità di manifestare delle quadri clinici particolarmente gravi, e quindi avere una insufficienza respiratoria. Quindi riuscire a differenziare questo a livello della medicina territoriale, a livello della pediatria, se il soggetto può avere o non può avere l'influenza, beh, è una cosa molto importante, perché se io come pediatra ho un bambino che è perfettamente vaccinato di fronte di tante malattie e dell'influenza, chiaramente di fronte a dei sintomi simili influenzali penso più a un'altra patologia che all'influenza, e questo mi aiuta. No, in linea di massima no, nel senso che i vaccini sono costruiti con degli antigeni, cioè delle proteine, che riconoscono e che combattono le proteine e le strutture di un virus specifico. Ovviamente le proteine del virus dell'influenza sono diverse dalle proteine del virus del coronavirus, quindi il vaccino antinfluenzale non difende nei confronti del coronavirus. Però, a parte quello che abbiamo detto, difende nei confronti di una malattia che può sovrapporsi, ci sono anche degli studi che hanno fatto vedere, questo è piuttosto interessante, uno studio recente, come in realtà proprio in Italia sembra che ci sia una mortalità ridotta in coloro che hanno fatto la vaccinazione anti-influenzale e si sono presi il coronavirus, rispetto a coloro, agli anziani, che non hanno fatto la vaccinazione influenzale e si sono presi il coronavirus. Quindi ci sono ancora tutta una serie di studi che stanno in corso, ma può essere che per fattori collaterali, per fattori di interazione, per stimolo immunitario che ancora non si capisce bene come deve rispondere nei confronti di questo nuovo virus, ci possa essere un vantaggio. Quello che è chiaro è che sicuramente non c'è uno svantaggio nel farsi la vaccinazione antinfluenzale in un'epoca di coronavirus. Ci sono delle indicazioni molto chiare del Ministero della Salute che danno delle raccomandazioni che sono più o meno forti in funzione dei vari soggetti. Allora, il Ministero quest'anno ha raccomandato la vaccinazione a tutti quelli a cui era fortemente raccomandata anche negli anni precedenti, cioè le persone più anziane, più avanti con l'età. Ha ridotto però quello che è il termine di raccomandazione dai 65, l'ha ridotto a 60 anni, dicendo che in ogni caso i soggetti che hanno oltre 60 anni dovrebbero tutti fare la vaccinazione antinfluenzale, con un target che è del 75% come obiettivo minimo, siamo purtroppo ancora molto al di sotto, e con un target ottimale del 95%. Quindi questa fascia di popolazione si deve vaccinare sicuramente. Ma l'altra fascia che adesso viene raccomandata è la fascia dei bambini.
la vaccinazione antinfluenzale può essere fatta in età pediatrica, deve essere fatta in età pediatrica, conviene farla in età pediatrica. A partire dai 6 mesi, prima dei 6 mesi, diciamo, l'organismo risponde male, quindi non è consigliata, ma dai 6 mesi ai 6 anni è fortemente raccomandata. Perché? Perché i bambini vivono in comunità, perché si scambiano molto più facilmente secrezioni, bicchieri, stoviglie e così via, perché vivono dentro le scuole a contatto uno con l'altro e quindi è più facile che si ammalino. Quindi sicuramente i bambini al di sotto dei 6 anni vanno tutti vaccinati. Ci sono fra l'altro degli studi piuttosto interessanti che hanno fatto vedere che se noi vacciniamo i bambini si riduce la patologia negli adulti. I bambini hanno la caratteristica di ovviamente correre in braccio ai nonni, no? E possono portare un'infezione influenzale. Quindi è stato visto, ci sono più di uno studio che ha visto che vaccinando i bambini si riduce il numero di adulti, il numero di anziani che chiede di essere ricoverato, che va incontro a ricoveri, a complicanze, che va incontro anche all'exitus, la morte. Quindi c'è un effetto, diciamo, di comunità che è assolutamente molto importante.